parleremo adesso di quella che è la forza per il giocatore di hockey. Abbiamo detto essere molto importanti, soprattutto negli arti inferiori, specialmente la forza esplosiva, e quindi devo avere un tipo di forza negli arti inferiori che mi permette l'esplosività del gesto, ok? Esprimere la massima potenza quando devo eseguire uno scatto, per esempio. E chiaramente importante anche per quanto riguarda la parte superiore del corpo, ok? Per resistere a un contrasto, per essere più prestanti quando sto tirando in porta, ok? E vedremo varie esercitazioni che si possono fare, specialmente andremo a vedere quella a corpo libero, che poi sono quelle che sicuramente potete fare tutti quanti. Parleremo anche di qualche esercizio che si può fare con degli attrezzi, ma non li andremo a vedere, ok? Dunque, per quanto riguarda appunto gli arti inferiori, allora abbiamo detto, li scriviamo qua, arti inferiori. Gli esercizi principali di muscolazione sono lo squat, con le sue varianti, chiaramente, che dopo vedremo, e gli affondi, ok? Chiaramente gli arti inferiori comprendono molti muscoli, quelli che sono principalmente coinvolti, poi sono i muscoli più grandi, che sono il quadricipite e il bicipite femorale, ok? Senza dimenticarci poi dei gemelli, il soleo, insomma quello che riguarda il polpaccio, detto brutalmente, ok? Segniamo anche qui il polpaccio, vediamo un'esercitazione che si può fare a corpo libero. Per quanto riguarda gli esercizi invece di muscolazione in palestra, quelli che possono esserci utili sicuramente sono, per quanto riguarda squat e affondi, utilizzare supporto di bilancieri, quindi sto eseguendo lo squat, utilizzo un bilanciere. Per gli affondi, manubri, e lavoro con i manubri, ok? Quindi lo segniamo, così ce l'abbiamo qui, bilanciere, manubri. Per entrambi posso utilizzare, per entrambi i muscoli di quella che è la coscia, sicuramente degli esercizi utili che potete usare in palestra per il potenziamento, puro potenziamento, sono quelli che si fanno con la pressa, pressa orizzontale o pressa verticale, ok? Scegliere accuratamente i periodi dell'anno nei quali fate questi lavori, il giorno in cui decidete di fare questi lavori, i carichi, sempre meglio affidarsi a degli specialisti, chiaramente io adesso vi faccio vedere, poi chiaramente per somministrare, soprattutto se andiamo a guardare i carichi alti, bisogna fare attenzione, ok? Per quanto riguarda il polpaccio, anche qua in palestra ci sono gli strumenti che ci permettono di utilizzare dei carichi, perché il polpaccio si sviluppa facendo questo tipo di lavoro qui, ok? Si può fare anche monopodalico con un piede solo, ok? E in palestra abbiamo degli strumenti che ci permettono di aumentare il carico e lavorare sempre sul polpaccio. Un altro tipo di strumento che possiamo utilizzare molto utile è la corda per saltare, ok? Aumento sia la forza per quanto riguarda il nostro polpaccio, i polpacci, e sicuramente è molto molto utile per quanto riguarda lo sviluppo della velocità e dell'agilità, ok? Le corde le potete comprare, costano poco e sono molto molto utili, ok? Anche per un discorso di coordinazione, ritmo e anche per il settore giovanile. Questa parte del video abbiamo un collaboratore, Wasim, un giocatore dell'Hockey Potenza Picena, che ci aiuterà a vedere gli esercizi di cui abbiamo parlato. Allora, per quanto riguarda gli arti inferiori, abbiamo detto squat, affondi e polpaccio. Andremo a vedere queste tre cose. Ok, per gli squat, chiaramente, è molto importante la modalità di esecuzione. Vediamo uno squat, Wasim. Full squat, ok? Anzi, partiamo dal più facile, ok? Quindi one quarter, we start from the beginning, ok? Okay? Sure. Quindi cominciamo dallo squat, ma cominciamo dal più semplice che possiamo fare, vai, ok? Scendo e arrivo fino a qua, ok? Ok? Possiamo fare mezzo squat, quindi vai, scendo, you go, half squat, ok? Ok? Torna su, perfetto. Oppure un full squat, quindi uno squat completo, ok? Vai. Perfetto, torna su. Ok,
Ok, come scegliamo che tipo di lavoro fare? Chiaramente è importantissimo insegnare questo tipo di esercizio partendo dalla base, ok? Quindi se i vostri ragazzi, i vostri atleti non hanno mai fatto questo tipo di lavoro, meglio cominciare da un quarto o da un mezzo squat, ok? Perché è importante che imparino questo lavoro fatto bene, soprattutto all'inizio, perché se poi vanno a farlo magari anche con il supporto di carichi, rischiano veramente di farsi male se non lo fanno bene. Le cose a cui dovete stare attenti sicuramente sono: vai, you go down, you reach the half, yes, 90 degrees point, ok, you wait here. Sono, dicevamo, il ginocchio, guardate bene, questo vi dà un'indicazione, se il ginocchio supera la linea del piede, ok, qua lo supera leggermente, così è ancora accettabile, vuol dire che stiamo inarcando la schiena, ok? E diventano degli esercizi fatti male e anche pericolosi a livello della colonna. Torno su, ok? Quindi per lavorare bene è importante che guardate bene questa posizione qua, che vi dà un riferimento sul bacino. Se state lavorando bene sul bacino o no, il bacino deve andare all'indietro, ok? L'errore più tipico che si fa è fare questo lavoro qui, scendere, quindi le ginocchia sono in avanti, e in avanti e la colonna già qua vedete che sta lavorando male, ok? Quindi fare attenzione alle ginocchia. La larghezza dei piedi più o meno deve essere come la larghezza delle spalle, e queste le indicazioni principali che andiamo a dare per fare lo squat, ok? E un'altra variante molto utile che si può fare in assenza di carico e per andare a migliorare un po' quella che è la potenza è lo squat jump, ok? Vediamo. Uno squat abbinato a un salto, vai. Ok, perfetto. Allora, per questo tipo di lavoro è importantissimo la fase di atterraggio, quindi non atterro col piede in questo modo, ok, toccando con la pianta in terra, ma cerco sempre di ammortizzare la discesa e controllarla per far lavorare il muscolo sia nella fase di salita e di spinta, che deve essere esplosiva e veloce, e sia nella fase di discesa, ok? Quindi queste sono le cose a cui devo stare attento. Dopodiché vediamo l'affondo, abbiamo detto, ok? We try with lunges, ok? Front lunge, ok? Vai, perfetto, vai, torno indietro. Ok, wait there, you go back, ok? No, 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 you come, yes, just wait here. Ok, in questo caso le cose a cui facciamo attenzione sono indicazioni: un passo lungo in avanti, dopo che ho fatto il passo scendo con la gamba opposta qua, quindi non è questa che lavora ma è questa, e vado giù dritto con la colonna. Ok, mi raccomando, quindi non è questo, ma faccio un passo, scendo giù dritto. Ok, queste sono le indicazioni fondamentali da dare. Anche qui ci sono diverse varianti, ne vediamo una simile a quella che abbiamo fatto per lo squat jump. We jump in the same exercise. Ok, proviamo. Vado col salto. Ok, perfetto, molto bene, stop. Ok. Per quanto riguarda la muscolatura dei polpacci, in questo caso un lavoro a corpo libero che possiamo fare, di cui abbiamo accennato prima, è questo, ok? Col supporto di una colonna, appoggio, metto la punta del piede dietro, salgo, scendo piano, salgo, scendo piano, vengo su dritto, ok? Questo è il tipo di lavoro che potete fare a corpo libero, se no alternativamente abbiamo detto l'utilizzo della corda è molto molto utile, ok?